un po' lì l'accento sulla tecnologia nel rapporto al contesto, cioè a un sistema di relazioni, in cui la tecnologia è importante proprio perché porta l'attenzione sulla relazione con l'altro, con gli altri, con il contesto di vita, anche umano e non umano, anche, no? Parlato di ambiente. Ambiente, tutto, sì. Tutto. E quindi oggi una riflessione sulla tecnologia diventa sensibile ai valori nella misura in cui porta l'attenzione sulla qualità della relazione, la relazione che riusciamo a creare. Sì. Sbaglio? No, tu sei, noi siamo individui con dignità individuale, assolutamente, ma non possiamo capirci chi siamo fuori dal nostro contesto, è impossibile. La coscienza umana immerge tra le persone, il logos, diciamo, la parola, è quello, il dialogo, Dio logos, è quello che immerge tra le persone. In quel tra che diventa importante. È molto importante. Questa riflessione che fai della tecnologia. La narrazione che io sono l'individuo che costruisco me stesso, è una finzione, è finto. Noi viviamo sopra l'impalcatura di quelli che sono venuti prima e le loro decisioni. Noi possiamo capire il nostro contesto soltanto perché c'era un passato che ci permetteva di capirlo così e non così. Per questo abbiamo la diversità delle culture, tutto perché con storie diverse, interazioni diverse. Allora, la qualità è importante perché la relazione c'è, sempre. Negandolo non vuol dire che non esisterà quando cerca di progettare una tecnologia. Esisterà lo stesso. Negandolo è pericoloso. Allora, cercando di progettare, conoscendo che c'è questa tra, ci aiuta a migliorare entrambe, certo, tutta la relazione. Quello che hai detto, insomma, quasi che ci riporti anche al discorso del futuro, cioè, quindi questa idea... Sì, siamo un dialogo col futuro, in qualche senso. Sì. Assolutamente, anche che il futuro nasca anche da un presente che è dialogo, in questo senso. E quindi chiedevo anche, sempre legato alla tecnologia, il discorso della tecnologia, della responsabilità, della scelta, dell'etica, come si stanno affacciando questi interrogativi sulla responsabilità che possiamo avere verso il futuro, oltre che verso chi esiste adesso? È un po' più sfumato di quello. Dobbiamo prendere la responsabilità per la responsabilità per gli altri. Cosa significa prendendo la responsabilità per gli altri? Allora, sapendo che la progettazione di oggi avrà un impatto domani, quell'impatto sostiene o costringe le scelte aperte che i progettisti nel futuro possono avere. Allora, se vogliamo essere responsabili, dobbiamo cercare di aumentare le scelte che i nostri futuri progettisti possono avere alla loro disposizione, che aumenta quanto possono essere responsabile. Più scelte che hai, le scelte che prendi, tu sei responsabile per quelle scelte. Sei vincolato, sei un po' meno responsabile. Diciamo, non saranno molto responsabili, in un certo maniera, del rifiuto nucleare. Noi li abbiamo vincolati di essere custodi di quello lì. Tu puoi dire, sono responsabile nel senso che sono custodi, sono responsabile di fare qualcosa, di proteggerlo, ma non sono responsabile per la scelta che noi li abbiamo costretti a prenderle. Ma se con le scelte tecnologiche oggi che prendiamo possiamo aumentare la loro possibilità di essere responsabile dandole più possibilità. Quando prendiamo decisioni su alcune cose, diciamo con il rifiuto, cerchiamo che questa cosa può essere riciclato, per esempio, invece di buttato o monouso. Quelle cose vincolano future generazioni che non possono scegliere. Diciamo, ormai ci troviamo, come noi, adesso ci troviamo con queste sfide che noi non abbiamo creato, noi adesso qua, ma siamo vincolati di prendere cura. È così, se no lasciamo tutto andare così e vediamo dove arriviamo. No, noi cerchiamo di essere responsabili, diciamo che noi siamo vincolati, ci troviamo così. Il sistema umano è così complesso, magari si autoregola. È una bella speranza. Nella nostra storia sempre che l'abbiamo fatto. Un po' come mercato. Siamo qua. Sempre stato così. Sì, questa è la fiducia del mercato. Sì, mercato si autoregola, sì. Non puoi avere un mercato libero senza le regole, perché se lo lasciare libero, come il principio di Matteo nella Bibbia,
quelli che hanno già tutto avranno di più e quelli che hanno niente avranno anche di meno. Quella è la legge, è una legge di natura, lo vediamo ovunque. Voti nella scuola, a livello economico, a livello politico, chi ha già qualcosa avrà di più, chi ha di meno avrà di meno. Allora anche in questo... Il benessere si è diffuso. S- assolutamente. No, perciò il sistema di scuola è... Siamo tutti sollevati dalla povertà assoluta. Adesso siamo in una relazione di povertà relativa. Allora, e anche ci sono quelli, il 1% di 1%, che hanno 90% del profitto mondiale, che il resto è diffuso tra il 99,9%. Allora la regola funziona benissimo in questa cosa qua. Si sposta verso su e, quel, e la mancanza si sposta verso giù. E in teoria deve essere una classe media in qualsiasi cosa. Così. Ah, infatti, comunque, sì. No, ma poi vabbè, a parte la cosa, ci sono comunque degli alti e bassi. Sì, pandemie, che... magari adesso un basso, guerre, sì. Magari adesso un basso di diffusione di benessere, poi magari... Io penso, con le tendenze, che il benessere continuerà di diffondersi nel mondo e che più persone verranno sollevate dalla povertà, che l'acqua pulita verrà diffusa anche di più. Diciamo, stranamente la Cina è stata anche fondamentale in questo, in tanti paesi, dandoli infrastrutture non gratis, ricambio e controllo anche politico dei risorsi naturali. Tra l'altro, questa uscita dalla povertà assoluta in gran parte è avvenuta in Cina. Sì, la Cina è uno dei quei casi strani in cui non è mai successo che un paese in una generazione è riuscito di portare quasi tutto il popolo dal povertà assoluto in una benessere stranissima. È un caso per sé che è difficile dire a quel popolo che il mezzo che loro hanno sfruttato per arrivare a quella fine non vale la pena, perché quelli che vivono adesso, secondo me, preferiscono di essere dove sono che i loro genitori. Ma io non mi piaccio scambiare le vite e non penso che 50 milioni di persone morte per quello che hanno, il successo che hanno adesso, vale la pena. Ma anche noi l'abbiamo fatto, solo che noi l'abbiamo fatto 100 anni prima, adesso noi ci siamo evoluti in maniera diversa e capiamo che possiamo fare le cose in maniera diversa. Il problema è che l'uomo è temporale, cioè noi purtroppo duriamo quanto? 90 anni? E quindi abbiamo istintivamente il desiderio di creare e vedere il risultato adesso. Nella, adesso. Quindi noi non riusciamo a essere davvero lungimiranti. Non è sempre stato così. Quelli che avevano il sogno di costruire un cattedrale sapevano nel momento che lui sognava che non avrebbe mai visto. Ma adesso finito. Non è più così. Non adesso è più non così. Cioè, se un politico dice facciamo questa cosa e verrà finito, concluso, portato al termine tra 100 anni, dicono ma vabbè, stai scherzando, sono velocizzate le cose, sono velocizzate le cose per l'efficienza, utilità, e per questo c'era una generazione di architettura e arte bruttissima, diciamo, ma ci insegna anche il valore. Ma mi viene pensare che, cioè, al di là della questione temporale, cioè quindi dire che non si riesce a continuare a pensare su lunghi lassi di tempo, ma è sempre una cosa molto veloce, mi viene pensare anche un'altra cosa, come se fosse molto difficile adesso pensare a una trasformazione. Intendo, il famoso adagio per cui è più facile immaginare la fine del mondo che non la fine del capitalismo, in quel senso. Cioè, quindi, in qualunque rappresentazione, più facile immaginare e proiettare un'apocalisse nucleare o quello che non una transizione verso un'altra trasformazione. C'è un po' questa cosa, come nell'immaginario, penso alla narrazione, penso alla fantascienza, penso a questo senso qua, che è sempre come se... Parlando appunto anche di tecnologia, del ritmo in generale, come se l'unico orizzonte immaginabile fosse quello di schiantarsi e poi, dopo il collasso... Ma c'è sempre un desiderio culturale su queste cose qua. Sì. Ci sono persone che... Desiderano. Io penso che questo, diciamo, sicuramente ci sono altri motivi psicologici, ma
io vedo e io sento queste narrazioni solo di alcuni paesi e quelli che vivono di lusso. Meglio. Perché io non penso che alcune persone nel, nell'Africa che stanno pensando de cosa mangiano domani o oggi, pensano di no, dobbiamo fare del tutto per portare il fine del mondo. Questo è ridicolo, che parlano del quello che succederà se continuiamo a inquinare. Non stanno pensando di questa cosa qua. E noi anche cerchiamo di dare lezioni a loro, a come loro devono comportare, quando loro non hanno nemmeno un percentuale delle nostre risorse. È un tipo di imperialismo ecologico. Però come si può comunicare al mondo intero questo problema del clima, dell'ambiente? Se non possiamo dire, giustamente, tu non puoi rinunciare... Ah, facile! Allora, chi ha il lusso di pensare dell'ambiente? Chi ha accesso a altri tipi di tecnologie? Allora tu devi avere già un livello, un benessere economico per pensare di problemi oltre che cosa mangio domani. Chi deve pensare che mangio domani, come possiamo darle il lusso di avere del tempo e delle risorse per pensare di queste sfide? L'unico modo di rendere quella situazione attuale, noi dobbiamo darle più veloce possibile, a meno costo, l'energia. Perché l'energia è la valuta che ti dà tutt'altro. Sviluppo tecnologico, sviluppo economico. Energia a basso costo. Che sarebbe? Carbone e il gas. Per arrivare al punto in cui possono pensare oltre il oggi. Sì, perché adesso ci pensano del oggi. È l'ansia del domani. Che non è che noi non abbiamo le nostre ansie, ma loro hanno le ansie esistenziali. Per loro il domani è sempre forse il fine del mondo. Noi pensiamo del fine del mondo di ma nel 50 anni col cambiamento climatico ci sarà un sacco di poveri, un sacco di morti, e allora va bene uccidere quelli che stanno morendo di fame oggi. Diciamo, i veri poveri oggi per un ipotetico povertà nel futuro, no, va bene. Diciamo, scambio di vite, vita attuale per vite ipotetici, non va bene.